Buon salve a tutti. Siamo tornati, siamo qui su Detroit Become Human. Gioco che hanno praticamente dato questo mese col Plus. Direi che ne sono abbastanza contento perché mi piace come gioco. Datemi un secondo che sistemo. Ascolto un pochettino se tutto funziona per bene e partiamo da dove ci siamo fermati più o meno. E partiamo ricominciando. Pa, 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 pa. Ok, quindi che dobbiamo fare? Siamo entrati qui, abbiamo appoggiato il pacco. Sì. Gli uccellini me li hanno fatti fare? No. Facciamo questi uccellini. Magari gli uccellini, eh. Hanno la roba tipo che hanno loro in testa, no? Una specie di luce. Ok. Certo, c'era bisogno di fare gli uccellini finti. C'era davvero bisogno. Vabbè. Comunque, abbiamo degli obiettivi da fare. Da comprendere. Dobbiamo svegliare Carl, che sarebbe, penso, il figlio del proprietario. Qui abbiamo delle cose da fare. Ma le porte si aprono, che è una bellezza. Questa qui è la cucina, no? Vediamo un po'. Quindi stiamo servendo la colazione, immagino. Ok. No? Devo prenderla per forza? Sì. Così gliela porto al ragazzino. Porto il treno verso il soggiorno. Ma subito, amico mio. Ecco qua. Quindi la colazione è servita più o meno. Cos'altro c'è da fare? Quadri. C'è una giraffa. Davvero c'è una giraffa? Scacco manco 3 mosse per i bianchi. Thank you, grazie per l'information. Andiamo avanti. Ma cos'è sta roba? Ma di che stiamo parlando? Ma è inquietante. No, vabbè, dai, queste pellicce così. Per quanto siano belle da vedere nei videogiochi, no. Neva. Magari finte, forse. Controllo il lungo e il largo, ragazzi, perché ci sono un miliardo di cose in cui dovrei interagire. Non ho più pallida idea. Allora, guardavo. Sveglia Carla, ci sono due piccoli obiettivi. Ok. Ah, ferma. Ah, visto? Ci sono robe. Robe che non avevo idea. Eccone una. La Russia vuole il polo nord, ecco perché. Andiamo giù. La Russia vuole il polo nord, ecco perché. L'interesse della Russia nei confronti del polo nord si è intensificato, seguito alla recente scoperta delle preziose minerali. Vabbè, però me lo leggo con calma e ve lo lascio leggere anche a voi. Cioè, non lo leggo ad alta voce. Con molta calma, eh. Ok. Andiamo. Oh, va bene, questo qua è per dire che gli alieni sono vivi, no? Bene, direi che qua abbiamo finito. Spero che abbiate letto tutto. Cioè, voi vedete con poi questo qua, questa live finirà su YouTube, quindi voi con calma poi la leggete se vi interessa. Avevamo un'altra roba da fare, credo che sia il pianoforte, no? Come si fa? E questo è fatto. Signori, abbiamo altre cose da fare, a quanto pare.
Non pensavo, ma in realtà è pieno di cose da fare. Bisogna controllare gli obiettivi semplicemente. Qui c'è un'altra cosa comunque. Ma è sempre la stessa. Perché? Scusami perché? L'ho letto, ho detto tutto. Sì, ho già letto, non c'è altro che mi interessa. Rimane in questa stanza qui. Qui abbiamo saltato qualcosa. La curiosità, eh? Nope. Andiamo avanti. Prendi qui. Lì si ritorna all'entrata. Che potremmo comunque guardare se c'è qualcosa di interessante anche all'entrata. Fa uscire pazzi sta cosa qua. Eh? Fa un po' uscire pazzi. Ma ste scale? Ma funzionano? Ma servono soprattutto. Vediamo un po'. A quanto pare sono una presa per il culo. Vabbè. Come l'ho detto, qui si apre una porta. Cos'è? Sì. Porca miseria, bellissimo. Ma quello è il pacco che abbiamo preso prima. Ok. E abbiamo posato questa roba. Abbiamo sistemato questa parte qua. Poi stiamo sistemando questi, ok. Fatto che il protagonista non dice manco una parola. Il protagonista, il personaggio che stiamo usando. Ok, che è un robot, però che la porca puttana gli avete dato la voce. Puttana, anche una battuta. Per renderlo minimamente. Per rendere un po' più interessante, no? Il tutto. Ok, stiamo praticamente sistemando il posto, per quel che riguarda. Tipo, ehi, hai sistemato il giardino? Sì, l'ho già fatto. C'è la roba, questo qua è un artista comunque. Dipinge quadri su quadri ed è ricco per questo forse. Forse. Ah no, va. Andiamo via. Andiamo a svegliare il bastardo. Cioè la missione comunque. Ci sono due cose sbloccate che non ho idea di cosa siano. Però va bene. Magari una finestra. Non lo so. Ci sono due lucchetti però, che di cui non abbiamo idea. Forse vuoi dire che il quadro c'entra qualcosa? Aspetta, aspetta. Ragazzi, perderò molto tempo per esplorare perché le prime due tre missioni, là, il primo inizio che abbiamo fatto con i personaggi, ho saltato parecchie cose. Non vorrei. Sicuramente ne salterò altre, però. Non c'entra un cazzo il quadro della bianca. Fanciò. Ho saltato parecchie cose, non mi va di continuare a saltarle. Io non capisco qua, mi dice di guardare, no? Però che cosa guardo? Libri. Che fissato con le pellicce, ma questa è una zebra, ma no. Saliamo queste scale. Ancora non siamo nel vivo del gioco, eh? L'inizio era scoppiettante, se posso dirlo. Questo qui sta sulla sedia a rotelle, o è un vecchio? È un vecchio. Forza. C'è niente. C'è un telescopio qui. C'è quello che è. Davanti. Questa è una maniglia che è, no? Allora, la libreria del cazzo colorato. Qui. Nulla. Qua c'è una porta però che potrebbe aprirsi e portarci dove dobbiamo andare. Ok. Tira le tende. C'è dell'altro? Nope. Sì, era un vecchio. Buongiorno, Carlo.
Buongiorno. Sono le 10. Ci sono nuvole sparse e 12 gradi. 80% di umidità con probabili precipitazioni nel pomeriggio. Una splendida giornata da passare a letto. Sono passato a prendere i colori che hai ordinato. Sì, l'avevo dimenticato. E questa è la differenza tra me e te, vero, Marcus? Non dimentichi mai niente. Per favore, dammi il braccio, Carl. No. Carl. Ti ringrazio. Ho appena aperto gli occhi e già devo stringere i denti. Gli umani sono macchine così fragili. Si rompono in fretta. Tutti questi sforzi per farle funzionare. Ehi. I tuoi vestiti? Non è niente. Un paio di contestatori in strada, Carla. Che branco di idioti. Pensano di poter fermare il progresso malmenando qualche androide. Spero non ti abbiano fatto male. Oh, no, no. Mi hanno solo spintonato, Carla. Sto bene. Ok. Ti porto in bagno adesso. Ma se lascio che la terra muore, tipo il vecchietto. Ok. Questa scena non ce la fanno vedere, giustamente. E meno male, e ringraziamo anche. Madonna, ma si è fissato con tutti sti cazzo di animali imbalsamati. Ho 174 anni. Cosa? Occupati. Porta con al tavolo di speciale in agenda oggi. Sì, l'inaugurazione della tua retrospettiva al Museo d'Arte Moderna. Il direttore ha lasciato ben 4 messaggi per confermare la tua presenza. Non so come si muove male sto coso. Oddio. Non ho ancora deciso. Ne parliamo più tardi. Okay, ciao. Okay. Altro? Le solite email dei fan. Ho già risposto io. Hai notizie di Leo? No, Carl. Ecco, siamo morti. Posso chiamarlo se vuoi? No. No, lascia stare. Bello, guarda come si bacca tutto. Sì, sì, vai. Non è quello che sto chiedendo di fare, però. Dai, fammi andare dall'altro lato, ti prego, girati tutto. Ok, ora vai dritto. Dritto, dritto, dritto. Destra, destra, destra. Vorrei bene, fare dritto. La mia colazione prima di mezzogiorno, se non ti spiace. Ma ti sto facendo fare una bella passeggiata. Dai, su. Ora si gira. Si gira. Vedete, sbattendo tutti i lati perché sennò veramente non era sta cosa. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo. Bene. Vabbè, io scendo. Ciao, puttana. Io posso scendere più velocemente. La gara. Attenzione, attenzione. E niente. Quanto è serio, sto, mamma mia. Spingi. Andiamo. Non era così l'inquadratura, credo. No. Ti guardi allo specchio? Eh? Eh? Ok, serio. Ui, andiamo in cucina. Andiamo in cucina, dai. In cucina, in cu... Porca... No, e niente, andiamo, dai. Muoio di fame. La colazione è pronta. Wow, posso. Bacon e uova, proprio come piacciono a te. Grazie, Marcus. Di nulla. Di nulla, fanno 1000 euro. Televisione. Che bello, viene a dire televisione, si accende tutto, troppo figo. Da sabato diverse città della guerra russe sono state
Quindi il fatto di prima, quello che abbiamo detto prima. Trova qualcosa da fare mentre faccio colazione. Certo. Ok, Carlo. Andiamo a dipingere. C'ho voglia. Dovremmo giocare a scacchi anche. Vediamo un po'. Vedi? Leggere quella roba non mi va. Possiamo giocare a questo? Nope. Sono sempre le stesse cose. Cioè sempre potrei suonare. Ma che cosa abbiamo? No, qua non c'è un cacchio. Qui non possiamo. Possiamo interagire. Possiamo giocare anche a scacchi, a quanto pare. Malinconica, speranzosa. Speranzosa, dai. Sempre più bella. Speranza, bellissima. Fermo qui. Sono io che lo faccio. Sì, sono io, fighissimo. Bellissimo. Porca miseria. È cambiato il tuo modo di suonare. A volte penso che tu abbia più umanità di molti umani. Un giorno non potrò più prendermi cura di te. Dovrai proteggerti da solo e fare le tue scelte. Decidere chi sei e chi vuoi diventare. A questo mondo non piace chi è diverso, Marcus. Non permettere a nessuno di decidere chi sei. Andiamo nello studio. Bellissimo, porca puttana. Aspetta, andiamo a giocare ancora. Voglio giocare ancora. Tipo? Stavo scherzando. Dai. Però porca troia, è stato spettacolare. Come andavo io, praticamente, più o meno, dai. Alla fine, dai. Era programmato, però porca miseria, è bello che premevo io il momento giusto di fare la roba. Per suonare il piano. Fighissimissimo. Allora, che si fa? Che facciamo oggi? Attendi le istruzioni di Carl. Ok Carl, dimmi tu.
Non tutto tu, Carl. Lo vedo molto buono questo signore, dai. Ma fighissimo. Dove eravamo rimasti? Togli il lenzuolo. Vado. Wow. È una macchia blu su una tela, sto scherzando. Attendi le nuove istruzioni. Subito. Sono qui, quando vuole. La osserviamo intanto. Ok. Si vede bello che si vedono veramente le penne, più o meno le pennellate ci stanno, si vedono che le fa. Mi ricordo i tempi che non, la gente pennellava, non compariva un cazzo. Nei giochi parliamo, vecchi giochi, no? Ma meglio, se dobbiamo attendere è meglio, meglio guardare, no? Non capisco ancora, Andro, cos'è. Allora, il tuo verdetto, Marcus? È figo il colore. Aspetta, fammi guardare, fammi vedere. Direi un sì, perché mi piace il colore. Sì, c'è qualcosa di sfuggente. Mi piace anche come sono quelle linee nere. Qualcosa che non riesco a definire. Credo che mi piaccia. Sì, che figo. La verità è che non ho più niente da dire. Ogni giorno che passa mi porta più vicino alla fine. Sono solo un vecchio aggrappato ai suoi pennelli. Ma non è vero. Carla. Ma basta parlare di me. Vediamo se tu hai talento. What? Provaci. Prova a dipingere. Dipingere? Ma che cosa? Quello che vuoi. Dai, provaci. Attenzione. Prendo subito e ci facciamo, vediamo un po' quello che ci vanno a fare. Allora, trovo un soggetto da dipingere. No, no, non è da me. Dipingi la scrivania. C'è dell'altro. Dipingi il quadro di Carl. No, mi sembra tanto una copiata, una scopiazzatura in realtà, però vabbè. Beh, ci siamo ispirati al suo quadro, dai, mettiamola così. Spero che non venga la mia copia proprio. È uguale, l'hai fatto? No, è aspetta. È una copia perfetta. Era un viso, quindi, porca puttana. Della realtà. Ma dipingere non è replicare il mondo, è interpretarlo, migliorarlo, mostrare qualcosa che tu vedi. Carl, io credo posso, che qualsiasi non sono cosa programmato avessimo per questo. Coraggio, su, prova, prendi quella tela. Penso che qualsiasi cosa avessimo preso in considerazione ci avrebbe detto la stessa cosa, perché comunque se ci pensiamo è un viso, è un tavolo alla fine dei conti. Fai una cosa per me, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Ok. Fidati. Prova a immaginare qualcosa che non esiste, qualcosa che non hai mai visto. Ora concentrati su come ti fa sentire e lascia che la mano scivoli sulla tela. Voglio essere troppo allora di cose che c'è, cioè, molto felici, va, diciamo, quindi ho voluto cambiare, questa è la mia scelta, io sono più sul positivo. Ok. Oh mio Dio.
Ehi, hey, Pan? Leo. Non ti ho sentito entrare. Ero in zona e ho fatto un salto. È passato un po' di tempo, eh? Stai bene? Lo vedo strano, sto ragazzo. Non sembri in forma. Oh, sì, sì, sto bene. Ehi, senti, mi servono dei soldi, Pan. Ok, comincia da male sta cosa già. Ancora? E quelli che ti avevo appena dato? Sai, finiscono e basta, no? Cioè, ti stai facendo ancora, vero? Ok, no. Abbiamo capito. No, no, ti giuro, non è per quello. Sì, non mentirmi, Leo. Ma che differenza fa? Ho bisogno di soldi, tutto qui. Mi spiace. La risposta è no. Cosa? Perché? Lo sai perché. Certo, certo, so perché. Preferisci occuparti del tuo pupazzo invece che di tuo figlio, eh? Dimmi, Pa, cosa ha lui più di me? È intelligente. È obbediente, non come me, vero? La cosa, questo coso non è tuo figlio. È una cazzo di macchina! Leo, ora basta. Basta. Non ti frega di niente, solo di te stessi e dei tuoi quadri del cazzo. Non vuoi bene a nessuno. Non vuoi bene a me, Pa. Ma se lo dici tu, sei entrato, fatto e tutto il resto. Che schifo. Vai a cagare, va. Pure a chiedere soldi. Non ti rattristire, non è colpa tua. È colpa sua che è un coglione. Scusate. Vediamo un po' come siamo andati questa volta. Vedi, ci sono sempre cose che non ho fatto. Che salto. Vabbè, queste sono le scelte, quelle lì, ok. Tra umanità e tutto il resto. Se avessi scelto quindi androidi... Leo arriva e chiede soldi. Comunque andava, finiva sempre così, eh. Con Leo che arrivava. Però c'erano altre tipo cose che potevo fare. Ritrae la statua. Ok. Ah, vedi, quella lì non cambiava secondo me, infatti. Però c'erano tipo queste cose qua. Suona il piano. Se io avessi suonato qualcosa di diverso, sicuramente sarebbe tutto sarebbe cambiato. Vediamo un po' le statistiche globali. Vedi, tutti sono andati sul piano perché è la cosa più bella. Il 26% ha ricopiato il quadro, però il 41% ha ritratto la statua. Ok, dipingi seguendo l'istinto. Identità, più o meno tutti. Ma ci sta comunque l'identità, ragazzi. E poi i dubbi 25, quindi io sono andato praticamente su una roba popolare, che vuol dire, almeno su questo punto. Adesso almeno su, sì, possiamo andare avanti, dai, bello questo parte, bello bello veramente, complimenti. Siamo tornati con Connor. Perché vedo quel fisico e quei capelli. Cioè, no, quel. Sì, dai. Quei capelli. Trova il tenente Anderson. Quindi Connor è sopravvissuto alla caduta. Ok, era partito un attimo. Quello? Aspetta un attimo. Damsid Edward, non riesci da. Quindi non c'è niente di nessuno. Ok. Solo lui possiamo vedere. C'è una passeggiata. Posso vederli tutti in faccia però, eh? Questo è interessante. Tenente Anderson, è lui. Posso anche vedere gli altri, no? Porca miseria, quanto è difficile, non li trovo subito. Ok.
Non dovresti capire chi, per capire chi sono questi stronzi. Grey Chris, ok. Hai finito il balista. Ok, no. Che problema è? Tenente Anderson, mi chiamo Connor. Sono l'androide della CyberLife. L'ho cercata in centrale, ma nessuno sapeva nulla. Dicevano che forse era andato a bere qualcosa. Infatti è così. Per fortuna al quinto bar l'ho trovata. Cosa vuoi? Al quinto barbero. Le hanno assegnato un caso oggi pomeriggio. Un omicidio. Un androide della CyberLife. La società ha concordato l'invio di un modello specializzato per supportare le indagini. Non mi serve nessun supporto, specialmente da un coglione di plastica come te. Perciò fai il bravo robot e levati dalle palle. Posso capire che alcuni si trovino a disagio in presenza di androidi, ma io Non non. sono per niente a disagio. Levati dalle palle prima che ti schiacci come una lattina. Mi hai rotto il cazzo per come computer. Ascolta, forse deve smettere di bere e venire con me. Ok, già così va meglio. Sarebbe più facile per entrambi. Facciamo così. L'ultimo lo offro io. Che ne dice? Forse così ragiono un po' di più. Barista, un altro per favore. Visto, Jim, alta tecnologia. Fallo doppio. Va bene, dai, ha funzionato almeno. Mi ha dato una mano. Non gliene un doppio a questo stronzo. Solo che sarà ubriaco, forse dopo mi ritorcerà contro, forse. Spero di no. Hai detto omicidio. Meno male, no. Meno male che non è andata male. Offrirgli il drink è stata la migliore scelta. Un po' da film però questa scelta. Aspetta qui, ci metto un Ok. attimo. Impossibile. Io vengo con lei. Senti, ti consiglio di non rompermi i coglioni se vuoi passare la notte tutto intero. No. Ordine di contenitore, seleziona priorità. Ok, ho sbagliato gli ordini. Vabbè, Just Douglas di Channel 16 può confermare che si tratta di omicidio. Non confermo bel niente. Hanno detto qualcosa? Fatto incazzare anch'io. Dobbiamo lui ci farci l'amico. Gli androidi non possono proseguire oltre. Lui è con me. Va bene, grazie anche. Ringrazialo. Non dici niente, non tocchi niente e non mi rompi le palle, intesi? Certo. Ok, ci proviamo. Buonasera, Hank. Pensavamo che non ti saresti più fatto vivo. Il piano era quello, poi è sbucato lo stronzo. Quindi ti sei preso un androide, Oh, divertente, dimmi che è successo. Ci ha chiamato il proprietario verso le 8. Erano mesi che l'inquilino non pagava l'affitto, quindi è venuto a dare un'occhiata. E così ha trovato il corpo. Noi non camminiamo male. Oh, merda, che puzza! Prima di aprire. Fammi vedere, va. Le finestre erano ancora peggio. Ok, c'è un bel po' di roba Nome da della mangiare. vittima è Carlos Ortiz. Ha precedenti per furto e aggressione armata. Cos'è? Vediamo un po' questa polverosa. Aceto Tua di vicina lirio. era Ok. un tipo solitario. Stava quasi Ok. sempre in casa. Qui Sa, non lo scendono altri. vedevano mai. Ah, nello stato in cui è, perché scomodare il mondo nel cuore della notte? Meglio aspettare l'alba. Non conviene, niente in proteggere i centri degli Io androidi. dico che è lì da 3 settimane Ok. buone. Ne sapremo di più quando arriverà il coroner. Qui c'è un coltello da cucina. Forse l'arma del delitto. Qualche segno di effrazione? No. Il proprietario ha detto che la porta era chiusa dall'interno e le Aspetta, finestre questa parte qua la voglio sbarrate. fare. Il killer sarà uscito dal retro. Cos'è sta Cosa roba? sappiamo del suo androide? Non mo molto.
questo anche i vicini dicono che ne aveva uno, ma non c'era nostro arrivo. È il coltello, no? Devo prendere un po' d'aria. Mettiti pure comodo. Sarò fuori se mi sento. Leggiamo. Ok. Solamente questo. Altro. Qui c'è un armadio. Vediamo un po'. Niente. C'è dell'altro in cucina. Andiamo. Tipo qui. È una prova, no? No, qui c'è una cosa. C'è qualcosa. Sempre sangue secco, ok. Si va avanti. Altro sangue secco? Sì. Esamina la sedia. Ok. Sangue di valutazione. Qui che abbiamo? Fammi vedere. Mazza da baseball. Sanguinante. Pieno di sangue. Sono impronte. Ok. Una marcatura. Ok, interessante. Aspetta. Niente, ho preso un coltello. Vedete, sono attaccato a shock emotivo. Va bene. 2 su 2, ci prendiamo 2 su 2. Missione prove, 8 di 10. Ce ne mancano ancora qualcuna, eh? Guarda. Ok, andiamo avanti. Ok, qua abbiamo fatto. Ce ne serve qualcun'altra. Che non abbiamo ancora visto. Potrebbe essere da queste parti. Chris, ha scritto col sangue della vittima? Direi proprio di sì. Prenderemo dei campioni da analizzare. Ok. Il bagno. C'è un sacco di scritte. Scritture ossessive. C'è qualcosa? Ok. Cos'è una statua di fango? No, offerta religiosa. Capisco. Wow. C'è altro? Di cui dovrei occuparmi. Allora, abbiamo. Esaminare solamente la vittima, che dovrebbe essere il Paradise. L'amico Carlos amava divertirsi. Chris, voglio un test antidroga completo. Una volta da guardare, un attimo. Lo consideri fatto, tenente. C'è dell'altro qui. Qui. Impronta. Benissimo. Il modello numero... La porta era chiusa dall'interno. Il killer è uscito di qua. Non ci sono impronte, a parte quelle dell'agente Collins numero 43. È successo settimane fa. Le tracce spariscono. No. Questo tipo di suolo trattiene le tracce.
Qui non viene nessuno da tanto tempo. Attenzione. No, dobbiamo andare un attimo dalla vittima. Ehi, Mike, hai finito di prendere i campioni? Che cazzo era la vittima? Sì, finito. Ok, là c'è il cadavere. Andiamo un po'. Fammi vedere. Madonna, che brutto. E che schifo. Iniziamo, va. Emorragia interna, 28 pugnalate, inferte, deceduto più di 19 giorni fa. Porca troia, ecco perché fa così schifo. Allora, abbiamo qualcos'altro. Aspetta. Questo è... Ciao, fammela rileggere. Ok. Vabbè, ho capito. Prossimo. 130 kg di Cristiano, eh. Qui ne abbiamo visti due qua, ma manca uno solo. Può essere alla mano, infatti. Risponde da crimine precedente, furto e aggressione armata. Ricostruiamo, sì. Andiamo. Piano piano. Da chi? Da qua. Ok, guarda là. Bottiglie. La vittima è caduta qui. Ok. Avanti. La vittima è stata... Ok, vabbè, da qui è stata pugnalata. Ok, ci siamo. Aspetta, giro. Lì che cosa abbiamo? Venivano dalla cucina. Perfetto. È stato pugnalato per 28 volte. Già. Pare che il killer ci abbia preso costa. Veramente, però. 28 volte, porca troia. Tenente, ho capito cos'è successo. Ah sì? Spara, sono tutto orecchi. Tutto è iniziato in cucina. Ci sono segni di colluttazione. La domanda è: cos'è successo di preciso? La vittima deve aver attaccato l'androide con la mazza. Questo corrisponde ai rilievi. Continua. L'androide ha pugnalato la vittima. Quindi l'androide avrebbe provato a difendersi, giusto? Sì. E poi che è successo? E la vittima è scappata in soggiorno. Per forza. Com'è morto, se no? Esatto, bah, ha buttato la sedia, esatto, lui pensava a colpirlo, bene. Sì, perfetto, una perfetta descrizione. E ha provato a fuggire dall'androide. Sì, sì, ha senso. Molto senso. L'androide ha ucciso la vittima con il coltello. Per forza. Ok. La tua ricostruzione non è malaccio. Ma non ci dice dove è finito l'androide. Questo è vero. La mazza lo ha danneggiato. E ha perso del Tyrion. Ha perso cosa? Tyrion. Lo chiamate sangue blu. Il fluido che nutre i biocomponenti di un androide. Ah. Evapora dopo qualche ora e risulta invisibile all'occhio umano. Ah. E scommetto che tu riesci a vederlo, vero? Esatto. Già. Ok. Cerchiamo queste tracce di sangue blu. Ma ce n'è un botto qua. Ok. Continua. Continua.
usato una scala. Ok. Sì, esatto. No, non devo aprire questo. Su, devo aprire su. Su, devo aprire la soffitta. Come faccio? Trova qualcosa per arrampicarti. C'è una scala da queste parti. Posso chiedere a loro se mi danno una mano. Vediamo un po'. Ma si può aprire. Cosa fai con quella sedia? Provvedo a verificare. Ah, verifica, sì. Mi ha fatto cagare in mano. Porca troia. Attenzione. Vai. Ombra. Quell'ombra di qualcuno. Piano piano. Molto piano. Che miseria. Mi ha fatto cagare in mano, maledetta bambola di merda. Ok, qui abbiamo visto, è inutile che fai i movimenti da culo. Sei qui. Non te ne sei andato. Passato 19 giorni qui fermo. Davvero? Mi sa messo un occhio rosso. Non mi piace questa situazione. Che non è un occhio rosso, è proprio la roba rossa. Ma ah, spiegaci che è successo. Mi stavo solo difendendo. Mi avrebbe ucciso. Ti scongiuro. Non dirglielo. Ma è troppo tardi. Connor, ma che cazzo sta succedendo? Qui, tenente! Oh merda. Chris, Ben, venite immediatamente qui. Muovetevi. Questa situazione è veramente niente individuato. Poteva andare diversamente. Io sono sicuro che comunque il pazzo che era drogato l'avrebbe. Cioè, come ha detto lui, secondo me c'era un'altra via. Voglio voglio capire. Però, come vedi, il 95% delle persone è andata così. Abbiamo ricostruito il crimine al 95%, ma c'era un'altra via. C'era un'altra via che poteva essere condotta anche da qua. Prendi la statua, analizzi il cortile sul retro. E noi passiamo da qui invece. Entrò nella doccia, prendi la statua. E noi se noi invece c'era un'altra, sì, sicuramente un'altra, un altro modo. Però siamo andati praticamente nelle solo l'1% praticamente si può dire ha fatto l'altra strada. Noi siamo andati proprio sul palese, possiamo dire. Ok, siamo tornati qui. Da cara, diciamo, si chiama così. Dorme. Todd? È pronto?
Daisy arrivò. Ma perché fa così? Madonna, ma mette un'ansia sto tizio. Non c'era molto in cucina. Ho fatto il possibile. Ok. Strana la vita. Perdo il lavoro per colpa degli androidi. E quando mi serve qualcuno che sistemi questo cesso di casa, che cosa faccio? Esco e assumo un cazzo di androide. Pazzesco. Certo, gli androidi del cazzo sono così incredibili. Non sbagliano, non si stancano, non sono mai tristi. Non mi verso, Sono così perfetti che mi hanno rovinato la vita, cazzo! Oh, dovrebbe versare. Che hai da guardare? Che cazzo di problema hai? Oh, madonna, sono qua problemi. Non enormi. Che sognavi, eh? Non ti ha detto niente. Credi forse che sia facile? È la seconda volta che penso a fare questa cosa. Forse credi che è colpa mia se viviamo in questa fogna? Sì. È colpa mia se quella troia di tua madre se n'è andata? Dovresti smettere di farti, Todd. Ha ragione. Mi fai davvero paura, Todd. La stronza se ne va senza dire una parola. La stronza mi lascia per un'impiegata del cazzo! È tutta colpa tua. Papà, no! È tutta colpa tua, cazzo! Torna qui. Torna qui. Torna qui subito! Tu resta lì. Non provare a muoverti. O ti concio peggio dell'altra volta. Figlio di... Voglio muovermi, cazzo. Dai, non puoi vivere così. Ma vaffanculo. Siamo liberi di fare il cazzo che ci frega ora. Roy mi lascia senza dire niente. Possiamo provare a ragionare. Potevo essere felice. Potevo avere una... Dovresti lasciarla in pace, non... Stanne fuori. O toccherà a te. Alice! Papà è molto arrabbiato! Alziamoci! Su! Corri! Mi serve la pistola, mi serve. Pistola e togliti dal cazzo. Lo faccio. È un ordine. No, devi lasciarla stare. Devo? Se no cosa fai? Sparo. Cosa cazzo farai? Mi sparerai, è così? Sì. Sparerai a un umano? Ma porca puttana, la pistola in se mano devi tenere. Problema.
Penso che dobbiamo risolverlo. No. Attenta, cara! Madonna mia, l'ho vista brutta. Vieni qui, Troia. Grande. Madonna, me lo vedo brutta. Me lo vedo brutta. Scusate per il rumore delle cuffie, però è questo. Dobbiamo fare così. Basta, papà, non picchiarla. Buona. Lasciala stare. Sei mia e fai come ti dico. Ma come cazzo? Oh, madonna mia. Forse avremmo potuto interpretarlo in un altro modo, prendendo la bambina e scappando, però così è forse anche più cruenta la cosa. Ok, l'abbiamo ucciso. Non potevamo fare altro. Cara, l'hai fatto. Hai fatto la miglior scelta.